Bene, allora stasera riprenderò un argomento che mi sta molto a cuore, perché in realtà in Italia siamo in quattro gatti a trattarlo. Tra l'altro, probabilmente io penso di essere probabilmente l'unica donna, forse una tra le pochissime donne, che effettivamente ha trattato il discorso, degli Ustascia, cioè dei nazisti croati. Allora, ovviamente parlando di nazismo, il primo nome che viene in mente è Adolf Hitler, perché Adolf Hitler ce l'hanno in mente tutti, voglio dire, anche i bambini sanno che è esistito un tale chiamato Adolf Hitler. Però in realtà Adolf Hitler non è stato l'unico esempio di dittatore nazista o quindi di estrema destra. Perché in realtà in paesi come la Slovacchia o la Croazia, che sono paesi che effettivamente interessano a una minoranza di persone, sia da un punto di vista comunque storico che anche dal punto di vista letterario, in realtà comunque in quel periodo lì dove Hitler era al potere, anche un po' dopo, sono sorte tutte delle dittature ispirate comunque al nazismo, anzi molto spesso erano gli stessi amici di Hitler, perché erano appunto i suoi collaboratori o comunque persone che erano in contatto con lui, o comunque anche in contatto con Mussolini. E ovviamente è un tema che però non, qui in Italia non se ne parla, perché in realtà, soprattutto nel caso della Croazia e della Slovenia, lì non c'è stata solo una dittatura di estrema destra, ma c'è stata anche una dittatura cattolica, ultracattolica, e adesso appunto lo dimostreremo con prove. Allora, il libro è questo qui. Ovviamente io per parlare di questo argomento ve lo dovrei leggere tutto, perché come vedete è un libro spesso, sono tipo più di 300 pagine. 300 pagine di libro che ovviamente, di più, sì, più di 371 pagine. Pagine di un libro che ovviamente svela le cose così come sono andate da un punto di vista storico, cioè ci parla di quello che la Chiesa ha fatto o non ha fatto durante il discorso delle dittature. Perché attualmente anche chi ci governa vorrebbe far apparire il cristianesimo come la religione che ha dato diritti a tutti, la religione che non ha mai fatto del male a nessuno, la religione che ha portato la libertà, quando in realtà chiunque ha studiato un po' di storia sa benissimo che le cose non sono andate così, perché il cristianesimo è stato dittatoriale tanto quanto l'Islam. Quindi smettiamola con questa cretinata del dire che solo l'Islam è dittatoriale, perché non è vero. Non è solo l'Islam ad essere dittatoriale e terroristico, lo è stato e comunque lo è tuttora in determinate zone, ad esempio dell'America, il cristianesimo. E ovviamente qui in Italia a parlare di queste cose siamo sempre i soliti quattro gatti. Allora, parlandovi appunto del discorso della Croazia, io in realtà avevo già fatto un video dedicato ad Ante Pavelice e agli Ustascia, l'avevo caricato su un altro canale. Ed era un video che avevo fatto leggendo comunque delle guide turistiche. Riprendo comunque l'argomento leggendovi, anche preso da questo libro, quindi più da un punto di vista storico. Peraltro ricordatevi che su Ante Pavelice, qui in Italia, è uscito un unico libro. O meglio, più che non su Ante Pavelice, è uscito su Stepinac, cioè il vescovo che l'ha aiutato, il vescovo del genocidio. È un libro che è uscito proprio per questa casa editrice, che peraltro ho visto che è Caos Edizioni, è una casa editrice che in realtà analizza molto questo discorso di fatti storici anche relativi agli scandali del Vaticano, perché di fatto hanno qui parecchi libri su questo argomento, vedete? Difatti non escludo di leggerne anche qualcun altro. Su Stepinac e su Ante Pavelice, qui in Italia praticamente, che io sappia, è uscito un unico libro, forse ne sono usciti un paio. Perché ovviamente qui in Italia è tabù parlare di crimini cristiani cattolici, perché anche per merito dei politici che attualmente sono sul governo si parla sempre solo dei crimini fatti dai musulmani. Ovvio che l'Islam è una religione dittatoriale, resta il fatto che però non è l'unica, è quello il punto, cioè come religione dittatoriale c'è anche il cristianesimo, con tutto che attualmente ci sono politici, ma anche politiche donne, che appunto parlano di radici cristiane d'Europa, parlano di Italia cristiana. Adesso noi dimostreremo,
come peraltro avevamo già dimostrato parlando anche della Spagna, della dittatura di Francisco Franco, noi dimostreremo che cos'è uno Stato veramente cattolico, ovvero quando il cattolicesimo diventa teocrazia. Allora, il capitolo è bello lungo, non poteva essere altrimenti perché parlando comunque di misfatti cristiani la lista non finisce più. Vediamo se però, sarebbe praticamente tutto questo, vediamo se però riesco a leggervi almeno le cose fondamentali, perché poi appunto non vorrei appunto fare i video lunghi tipo 3 ore e annoiare le persone che mi ascoltano, quindi comunque cerchiamo di almeno leggere, ecco, visionare i fatti essenziali, ecco, le cose fondamentali da sapere. Allora, ovviamente le pagine saranno anche inquadrate, prima che qualcuno dica che non è vero niente, che sono i miei deliri e che Ante Pavelic non è mai esistito, che poi sono appunto le argomentazioni, ecco, le confutazioni che certi cristiani fanno al mio lavoro, facendo passare queste cose come se non fossero mai successe e mai esistite, tutti i miei deliri. Allora, siamo al capitolo 5, pagina 271, La mano di Dio in Croazia. Tra l'altro, tuttora in Croazia ci sono dei simpatizzanti degli Ustascia, nel senso, tra l'altro io li ho anche conosciuti, nel senso che ci sono tuttora delle persone, giovani croati, anche più piccoli di me, quindi parliamo comunque anche di teenager, che in realtà ammirano Ante Pavelić, lo considerano un grande leader, un grande, addirittura da clonare, ecco, perché poi ho in mente particolarmente un ragazzo che mi scrisse che, dicendomi che il suo più grande avrà avuto penso 18, 20 anni forse, che mi aveva appunto fatto sapere che il suo più grande modello di vita che lui voleva addirittura ricreare, voleva addirittura impersonare, era appunto Ante Pavelić. E adesso appunto dimostreremo chi è stato Ante Pavelić. Allora, il 6 aprile del 1941 le armate hitleriane, insieme a quelle italiane, ungheresi e bulgare, invasero la Jugoslavia. Il governo jugoslavo e Re Pietro II si rifugiarono a Sarajevo, quindi ripararono all'estero. Mentre i combattimenti erano in corso, la Croazia, con l'assenso di Hitler e Mussolini, proclamò la secessione dalla Jugoslavia. Il 10 aprile si costituì lo Stato indipendente croato, Nezavisna Država Hrvatska, in sigla NDH. Il nuovo Stato comprendeva i territori di Croazia storica, Slovenia, Bosnia e Erzegovina e parte della Dalmazia, per un totale di poco più di 6 milioni di abitanti. Oltre alla maggioranza cattolico-croata, vi erano più di 2 milioni di serbi di religione ortodossa e circa 90.000 ebrei. I nazifascisti insediarono alla guida dello Stato croato il leader del movimento Ustascia, il cattolico fascista Ante Pavelić, il quale assunse il titolo di Poglavnik Duce e il 16 aprile formò a Zagabria il governo Ustascia. Allora, su questo signore ci sono anche i video, ci sono anche le fotografie, quindi non, qui voi cristiani non è che ve la cavate come vostro solito, come ad esempio quando si parla dell'Inquisizione di Torquemada dicendoci che non esistono fotografie, quindi non è vero niente. Questa volta vi va male, perché del signor Ante Pavelić esistono fotografie ed esistono anche i video, ci sono anche appunto i video dei suoi comizi e di lui che abbracciò Hitler e compagnia, quindi voglio dire, è una persona storicamente esistita. Intanto inquadriamo che il signor Ante Pavelić, adesso parleremo a fondo di quello che il signor Ante Pavelić pensava, scriveva, diceva, era appunto cattolico, quindi non era di religione wiccana, neopagana, anticristiana, vedete, chiarissimo il termine, cattolico, chiarissimo, quindi non era musulmano, induista, shintoista, eccetera, eccetera, cattolico. Quello croato era comunque uno stato fantoccio diviso a metà, il suo territorio a est era sotto il controllo tedesco, a ovest sotto quello italiano. Infatti il ragazzo che mi aveva contattato, che mi aveva fatto sapere cosa lui pensava di Ante Pavelić, parlava effettivamente italiano. Una diarchia sancita il 17 aprile, quando cessò ogni resistenza organizzata dagli jugoslavici, fu la resa incondizionata agli invasori nazifascisti. Ispirato al nazionalsocialismo hitleriano e protetto dal fascismo mussoliniano, il movimento Ustascia era stato fondato da Pavelić nel 1931, quindi non stiamo parlando di Medioevo, cari cristiani, stiamo parlando di 1931, storia recente. Qui.
sulla base di un imperativo politico-religioso. La nascita di uno stato di Croazia razziale, la superiorità etnica dei croati cattolici su serbi di religione ortodossa, è caratterizzato da un cattolicesimo fanatico e oscurantista. Come primo atto, il neodittatore Ante Pavelić inviò a Pio XII un accorato messaggio invocando la benedizione vaticana. La divina provvidenza mi ha affidato le redini del governo. Il mio primo proposito è che il popolo resti fedele al suo glorioso passato, al santo apostolo Pietro e ai suoi successori, e che la nostra nazione, compenetrata dalle parole del santo Vangelo, diventi il regno di Dio. È per assolvere tale compito grandioso che imploro umilmente a vostra santità di concedermi il suo appoggio. Allora, adesso questa cosa la inquadriamo. Prima che qualcuno dica che Ante Pavelić era shintoista, era wiccan, era neopagano, era ateo, era anticristiano, era musulmano, no. Adesso inquadriamo che era cattolico, ultracattolico, e che come prima cosa, quando lui è salito al potere, la primissima cosa che ha fatto è stata andare a scrivere al Papa. Qua. Questo qui è lo stralcio. Parole chiarissime. Allora, Ante Pavelić ha fondato il suo gruppo partito politico dittatoriale degli Ustascia nel 1931, ha preso il potere, proclamava che la Croazia dovesse essere cattolica, ultracattolica, e ovviamente a maggioranza croata, quindi praticamente per Ante Pavelić serbi ortodossi, ma comunque anche tutti quelli che non erano cattolici. In Croazia non ci dovevano stare, e come prima cosa ha scritto a Pio XII. Gli ha mandato questa letterina qui, dicendogli che voleva che la Croazia diventasse il regno di Dio e che ci fosse, che il Papa gli desse la sua benedizione apostolica. Chiarissimo. Tra l'altro, queste stesse identiche cose sono cose che abbiamo trovato anche parlando di Francisco Franco e parlando di Ku Klux Klan, sono sempre le solite menate. Sempre questo ritenersi inviati da Dio, eletti da Dio, Dio ci ha dato il potere, Dio dice che è giusto che dobbiamo spadroneggiare. Sempre le solite menate. Da Ku Klux Klan, da Francisco Franco, da Ante Pavelić. Quindi dimostriamo che come prima cosa questo signore Ante Pavelić ha scritto al Papa, era amico del Papa. Quindi il signor Ante Pavelić non ascoltava Black o Death Metal. L'appoggio della Santa Sede al dittatore del nuovo stato nazifascista di Croazia non tardò. Era notorio il carattere di movimento nazionale iperconfessionale del movimento Ustascia, che voleva restaurare in un certo senso l'antico regno croato, vassallo del Papa. Proprio per questa sua peculiarità, che lo distingueva dal nazifascismo, la dittatura di Pavelić trovò il pieno e convinto sostegno della Santa Sede e di tutto il clero croato. Allora, siccome il signorino dittatore Ante Pavelić era un ultracattolico, zerbino del Papa, ovviamente voleva che la Croazia fosse prostrata a 90 nei confronti del Papa, e il Papa ovviamente ha approvato la cosa, cioè il Papa non è che gli ha detto: signore Ante Pavelić, ma cosa stai facendo? Non puoi fare il dittatore, non puoi spadroneggiare, non puoi prendere il potere, non puoi voler ammazzare tutti quelli che non sono cattolici. Non è che il Papa gli ha risposto così al suo amico Ante Pavelić. Il Papa, suo amico Ante Pavelić, gli ha dato il pieno sostegno. Chiarissimo. Quadriamo quindi sul convinto sostegno della Santa Sede e di tutto il clero cattolico. Per me è assurdo dover parlare di queste cose, ecco, dover continuare a ripeterle, 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 però mi rendo conto che se non mi incaponassi io a ripetere queste cose, ovviamente sui social network passerebbe tutt'altro tipo di idea, passerebbe veramente l'idea che è stato il cristianesimo a portare diritti e democrazia per tutti. L'arcivescovo di Zagabria, primato della Chiesa croata, Monsignor Aloisi Stepinac, che accolse l'avvento di Pavelić, dichiarando: il grande uomo è giunto per realizzare il maggior compito della sua esistenza. E il successivo 28 aprile, con una solenne lettera pastorale, Monsignor Stepinac rivolse un vibrante appello ai cattolici croati: io vi chiedo e vi prego di impegnarvi al massimo perché la Croazia diventi il paese di Dio.
Sì, quindi non il paese di Pan, del diavolo, di Thor, di Zeus, o di Pinco Pallo, è il paese di Dio, cioè del Dio cristiano, cattolico, in questo caso in versione cattolica. Chiarissimo. Adesso questo video, poi questa serie di video ovviamente saranno linkati a tutte le persone che oseranno aprire bocca parlando di cristianesimo. Perché io esigo che se qualcuno parli di cristianesimo e cattolicesimo, io esigo che la persona che parla di cristianesimo e di cattolicesimo queste cose le conosca a menadito esattamente come le conosco io, altrimenti non potete parlare di cristianesimo. Per questa ragione dovete rispondere al nostro appello e consacrarvi alla salvaguardia e al progresso dello Stato indipendente di Croazia, conoscendo gli uomini che oggi hanno nelle loro mani il destino del popolo croato. Noi siamo convinti che i nostri sforzi sono capiti e aiutati. Io mi rivolgo a voi, venerabili fratelli di sacerdozio, non stancatevi di invitare alla preghiera a tutti coloro che credono in Dio. Esortate i fedeli a seguire il capo del nostro Stato indipendente. Ordino pertanto che domenica prossima, 4 maggio, in tutte le chiese sia cantato il Te Deum e invito le autorità locali e la popolazione ad assistervi. Quindi la Chiesa cosa fa? Addirittura quando poi Ante Pavelic è salito al potere ha scritto di dargli la benedizione papale, la Chiesa non solo è dalla sua parte, ma addirittura gli dedica persino il Te Deum in onore appunto della presa di potere di Ante Pavelic. La stessa identica cosa l'hanno fatta anche con Francisco Franco e non c'è praticamente niente di nuovo. La pastorale diffusa dalla massima autorità del cattolicesimo croato precisava che il nuovo Stato doveva essere sostenuto in quanto esso rappresentava la Santa Chiesa Cattolica e concludeva: è facile qui ravvisare la mano di Dio, quanto è avvenuto la realizzazione di un ideale accarezzato e desiderato da tanto tempo. Quindi, per la Chiesa Cattolica del tempo, quindi parliamo degli anni 30, la dittatura di Ante Pavelic rappresentava la Chiesa Cattolica al 100%. Non è che ne hanno preso le distanze. Ovviamente Ante Pavelic, quando ha avuto il sostegno papale e aveva potere, cosa ha fatto? Ovviamente ha imposto le sue idee cattoliche di discriminazione e di genocidio di tutti quelli che non erano cattolici. La dittatura Ustascia avviò subito una vasta e cruenta campagna di persecuzioni razziali, finalizzata a fare della Croazia la patria di un popolo puro, fascista e cattolico integralista, senza commistioni razziali né religiose. Il governo del Poglavnik, cioè del duce Ante Pavelic, varò una serie di leggi razziali contro ebrei e serbi. Agli ebrei veniva imposto di portare la stella di Davide sulla manica, ai serbi di portare un bracciale blu con impressa la lettera P, cioè Pravoslavni, ortodosso, nei luoghi pubblici, nei negozi. Sui mezzi di trasporto vennero affissi manifesti con la scritta: vietato ai serbi, ebrei, zingari e cani. Ben più dell'antisemitismo, utile per compiacere gli alleati nazisti, la priorità razziale della dittatura Ustascia era lo sterminio dei serbi scismatici ortodossi, contrari alla Chiesa di Roma, i quali rappresentavano la sola etnia in grado di inquinare la pura razza croata. Allora, se già il signor Ante Pavelic aveva in odio i suoi fratelli nella fede serbo-ortodossi, che sono comunque cristiani, nel senso è gente che crede alle robe del Vangelo, è gente che crede a Gesù Cristo. Eppure il signor Ante Pavelic, che era ultracattolico, li aveva in odio. Pensate un po' cosa poteva pensare il signor Ante Pavelic delle persone atee. O mettiamo pure il caso che ci fossero delle persone pagane. Pensate un po', O delle persone anticristiane. Pensate un po' che cosa il signor Ante Pavelic gli avesse fatto a queste persone. Vabbè, niente, allora da qui in poi sono le solite cose, cioè ovviamente tutti quelli che non sono cattolici, che non sono croati al 100%, vengono perseguitati e vengono segregati. Decine di migliaia di innocenti sono mandati a morte da sentenze comminate da corti di giustizia prontamente istituite. Nello stesso tempo, procedure ancora più sommarie portano alla distruzione di interi villaggi serbi e all'uccisione dei loro abitanti. Ci sono anche dei video che testimoniano. E gli Ustascia usavano crocifisso e statuette della Madonna. È tutto testimoniato da fotografie e da video, quindi adesso non tiratevi fuori la storia che se ne giravano
con i CD per dire dei Mayhem o dei Darkthrone o dei Venom o roba del genere, perché è tutto testimoniato, ci sono proprio video e fotografie. Le notizie dei massacri razziali che sanguinavano la Croazia cominciarono ad arrivare anche in Vaticano. L'8 maggio la legazione jugoslava presso la Santa Sede informerà la Segreteria di Stato Vaticana che grandi persecuzioni e assassini si stanno compiendo in Croazia contro l'elemento serbo e chiese alla Santa Sede di trovare i mezzi per intervenire contro questo sterminio arbitrario e ingiustificato dall'elemento serbo in queste regioni occupate dal nemico. L'appello cadde nel vuoto. Anche perché gli Ustascia avevano concepito una nuova efferatezza, i serbo-ortodossi potevano avere salva la vita solo a condizione che si convertissero al cattolicesimo. Quindi la Chiesa sapeva benissimo cosa stava avvenendo, cioè che cosa i suoi amici Ustascia, cioè i nazisti croati, stessero facendo alle popolazioni che non erano croate e ai non cattolici. L'appello cadde nel vuoto, cioè la Chiesa non ha minimamente condannato quanto stava avvenendo, con tutto che lo sapevano. Si salvava, ecco, diciamo tra virgolette così, perché in realtà gli Ustascia non, cioè, hanno fatto delle atrocità che vanno dallo stupro allo smembramento, al smembramento di persone, mentre ovviamente erano ancora vive. Comunque, a volte, ecco, si poteva avere salva la vita semplicemente decidendo di convertirsi a forza al cattolicesimo, quindi rinnegando se stessi, rinnegando le proprie vite. Niente, allora tenete presente che ovviamente Ante Pavelic veniva ricevuto con tutti gli onori dai suoi amici vescovi, dai suoi amici vescovi e cardinali. Ad esempio, nel 1941 una delegazione croata guidata da Pavelic arrivò in Vaticano. Quindi ovviamente immaginate un po' voi, cioè avevano lì, ma cioè, non è niente di, voglio dire, per chi studia libri, per chi legge libri, non è niente di strano, perché hanno fatto la stessa identica cosa, la facevano anche con Pinochet. Pinochet eravamo già negli anni 70, negli anni 80 eravamo, c'era lì il Papa che lo abbracciava come se fosse il suo grande amico. Non è niente di. Non è che l'hanno fatto solo, non è che la Chiesa Cattolica l'ha fatto una volta sola. La Chiesa Cattolica è sempre andata a braccetto di despoti e di dittatori. L'hanno sempre fatto, lo facevano già al tempo di Carlo Magno, lo facevano già al tempo di Costantino. Comunque niente, anche qui anche il signor Ante Pavelic e la sua combriccola di Ustascia che stupravano, smembravano, ammazzavano, sgozzavano, venivano ricevuti con tutti gli onori, tutte le lodi in Vaticano. In Croazia intanto proseguiva la campagna di sterminio razziale contro serbi e ebrei. Un genocidio avallato e sostenuto dal clero cattolico locale. Il giornale dell'arcivescovado di Sarajevo, Catholici Tjeđenik, sì, vabbè, chiedo scusa ovviamente della mia pronuncia dei termini croati. Il 25 maggio 1941 scrisse: i discendenti di coloro che odiarono Gesù, che lo condannarono a morte, che lo crocifissero immediatamente dopo, presero a perseguitare i suoi discepoli, sono ancora più colpevoli dei loro antenati. Il loro appetito cresce, gli ebrei che hanno condotto l'Europa e il mondo intero al disastro morale, culturale ed economico manifestano un'ambizione crescente che solo il dominio su tutta la terra potrebbe soddisfare. Satana li ha aiutati a creare il socialismo e il comunismo. Cioè, allora, abbiamo detto quindi che qui gli Ustascia praticamente facevano stragi e stermini e la Chiesa Cattolica come commentava il fatto che gli Ustascia ammazzassero e smembrassero, stuprassero tutti quelli che non erano cattolici, tutti quelli che non erano croati, dava praticamente la colpa appunto a quelli che non erano croati e non erano cattolici, dicendo che erano addirittura sotto l'aiuto di Satana, per dire. Perché ovviamente loro, cioè loro, i croati, i cattolici, gli Ustascia, si ritenevano dalla parte del bene, con tutto quello che stavano facendo, cioè genocidi, massacri, stupri, smembramenti,
Loro si ritenevano dalla parte del bene, ad essere dalla parte del male erano quelli che non erano cattolici e che non erano croati. Di fronte a cose del genere avvenute negli anni 30 e negli anni 40, mi insegno ancora a dire che il cristianesimo ha portato diritti e libertà e pace. Venitemelo ancora a dire. Per dirvi, vi racconto un po', ve l'ho già detto, ecco, vi racconto un po' che cosa facevano allora. Gli Ustascia, aiutati cioè i croati nazisti croati, aiutati dai tedeschi, quindi dai nazisti tedeschi, praticamente facevano impiccagioni, fucilazioni di massa, nel reame croato preteso indipendente. I serbi sono votati allo sterminio sistematico, al fine di rendere questo sterminio più rapido e più efficace. Una delle leggi più brutali, tanto odiosa al mondo civile, la legge contro gli ebrei, è ugualmente applicata contro la popolazione serba. Sminuiti a rango di razza inferiore, destinata alla sparizione, i serbi sono privati da questa legge di tutti i diritti e di tutti i mezzi di sussistenza. Mai fino ad oggi alcun popolo cristiano è stato abbassato a questo livello e perseguitato da un'autorità che si fregia anch'essa di essere cristiana. Appunto, ripeto, in realtà il signor Antepavelice, che era ultracattolico, stava perseguitando altri cristiani, perché comunque gli ortodossi sono cristiani. Erano semplicemente dei cristiani che a lui non piacevano. Quindi per dirvi, se e comunque gli stessi cristiani si perseguitano tra di loro con una ferocia mostruosa, pensate un po' a cosa fanno i cristiani quando devono perseguitare chi non è cristiano. Se tra di loro, tra loro stessi. Si ammazzano e si torturano a questo modo, figuratevi cosa fanno ai non cristiani. Non che sia una novità, perché voglio dire, i cristiani hanno cominciato a scannarsi già al tempo, ad esempio, delle eresie gnostiche, o comunque anche dopo, tra cattolici, protestanti e calvinisti, quindi anche questa non è una novità. Vabbè, niente, allora vi ho detto in sintesi quanto era utile da sapere. Ovviamente poi anche il Papa, o comunque ecco, i vari vescovi andavano in Croazia accolti ovviamente dal regime con tutti gli onori. Ad esempio, per dirvi, Monsignor Marcone da parte sua allacciò subito cordialissimi rapporti personali con Antepavelice, non mancò mai di presenziare a tutte le principali cerimonie ufficiali del regime Ustascia. Ci sono anche delle fotografie, ripeto, questa volta vi va male a voi cristiani, perché di queste schifezze qui ci sono anche le fotografie e i video. Sono caricate anche su YouTube. Al di là del fatto che le stesse identiche cose si potremmo anche dire parlando di Pinochet, non è una novità, però vabbè, in questo frangente ci concentriamo sugli Ustascia di Antepavelic. Che esistono tuttora. Esistono tuttora perché ci sono ancora i simpatizzanti. Se voi andate in Croazia, ad esempio nei circoli, nei gruppi ultracattolici, voi trovate ancora simpatizzanti degli Ustasce di Antepavelic, che ritengono che Antepavelic fosse un uomo messo lì da Dio, che ritengono che chi non è cattolico deve morire. Così. Io stessa ne ho conosciuto uno, quindi voglio dire, non è che morto Antepavelic è finito tutto, in realtà no, perché in realtà quell'idea lì non è mai morta nella Croazia, c'è tuttora. La Croazia è particolarmente cattolica, infatti, è uno stato ancora particolarmente cattolico, fanatico integralista. Ovviamente per dirvi, in Croazia la condizione delle donne, ma comunque anche la condizione degli omosessuali, non è ancora rose e fiori. Perché comunque sono particolarmente integralisti, sono particolarmente conservatori su queste cose. Non solo loro, perché in realtà ci sono anche altri paesi particolarmente conservatori da un punto di vista di cattolicesimo, però in questo caso appunto parliamo di Croazia. Niente, allora ho detto in sintesi un po' tutte le cose utili da sapere. Ecco, vi dico, vi faccio anche un altro nome, ad esempio per dirvi, il prelato della Segreteria di Stato, Monsignor Pietro Sigismondi,
comunicò al diplomatico croato Nikola Rutinovic che la Santa Sede si rallegrava dei risultati ottenuti, sollecitando però una maggiore prudenza. La stampa americana inglese ci aggredisce dicendo che le conversioni avvengono effettuate sotto una forte pressione governativa. Tutto questo la Santa Sede non crede, ma si raccomanda di agire gradualmente per evitare rimproveri, le calunnie e le seccature per la Santa Sede stessa. Quindi qui la Chiesa addirittura, quando veniva criticata dagli americani e dagli inglesi per il fatto che avallava, stava dando il suo consenso a una dittatura, la Santa Chiesa rispondeva che gli diceva appunto agli Ustascia di fare più attenzione a evitare di farsi sgamare, perché così era meglio per la Chiesa, perché così almeno la Chiesa non doveva sopportarsi le lamentele. Cioè, davanti a queste cose veramente sono incommentabili. Sono incommentabili. Perché ovviamente ha cervello e perché ha anche un po' di empatia. La Chiesa cattolica croata fiancheggiò il regime Ustascia non soltanto a parole, non solo nella pratica delle conversioni forzate. Nell'archivio del commissariato per i rifugiati di Belgrado verrà trovata la testimonianza di Petar Kovacevic, insegnante di Palenice. Quanti si convertirono al cattolicesimo lo fecero perché indotti dal terrore. Sidonge Scholz era capo dei missionari cattolici che ci radunarono nel distretto di Nasice. Egli ordinò l'uccisione del nostro sacerdote, Gyorgy Babic, che fu arrestato di notte e orribilmente torturato. Gli Ustascia gli tagliarono il naso, le orecchie e la lingua, gli strapparono la barba prima di pugnalarlo nello stomaco. Era proprio un metodo tipico di tortura degli Ustascia, che peraltro anche gli stessi nazisti e fascisti trovavano aberrante, perché in realtà ci abbiamo anche delle testimonianze da parte nazista o comunque fascista di soldati che videro gli Ustascia all'opera e effettivamente, cioè, si sentivano male anche loro, per dirvi, se i nazisti e fascisti si sentivano male di fronte all'operato degli Ustascia, potete vagamente immaginare a che livelli di brutalità siano arrivati. Tra l'altro, in realtà, uno degli ultimi Ustascia, simpatizzanti Ustascia, che è stato preso negli ultimi tempi, è stato condannato come criminale di guerra, peraltro poi anche protetto dal Vaticano, invitato addirittura a colloquio con Giovanni Paolo II, è stato Ante Gotovina. Ante Gotovina, che viene ritenuto un eroe di guerra, un cattolico esemplare, che è stato appunto ricevuto anche da Giovanni Paolo II. C'è un'immagine famosa di lui che appunto bacia la mano a Giovanni Paolo II, inginocchiato, ed è stato appunto un criminale di guerra che durante le guerre dei Balcani, appunto era un generale, ha guidato appunto questo suo esercito a commettere atti di genocidio. E difatti prima è stato protetto dal Vaticano, poi sono comunque riusciti ad arrestarlo e a processarlo al Tribunale dei Crimini di Guerra, per vero e proprio genocidio. Quindi, per dire, uno degli ultimi Ustascia degli anni 90. È stato appunto Ante Gotovina, che appunto è stato simile nella mentalità, nelle idee ad Ante Pavelic. Di fatto era neo-Ustascia, lui era un novello Ustascia. Ripeto, perché in realtà gli Ustascia esistono ancora, cioè la gente simpatizzante degli Ustascia esiste ancora. Se voi andate in Croazia, in certi partiti o comunque gruppi politici cattolici, voi troverete ancora che c'è gente che è a favore degli Ustascia, che idolatra Ante Pavelić, c'è addirittura poi ancora materiale propagandistico su questi personaggi. Allora, che altro dirvi? Vediamo, ecco, magari vi leggo quel discorso relativo ai lager croati, che comunque è stato anche lì, è una situazione particolare, perché comunque questi lager croati, in tutto e per tutto simili ai lager nazisti, erano gestiti dai francescani, se avete capito bene, dai preti, dai francescani.
Però lo leggo in un secondo video così le cose, cioè così suddivido l'argomento e resta più ordinato.